Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo nostro terzo incontro del corso di formazione organizzato dalla Fondazione Manuli per i caregiver dei malati di Alzheimer. Allora, io mi presento, sono Ornella Mazza, sono il vicepresidente della Fondazione Manuli. Mi ripeterò perché poi chi ci sta seguendo già dagli altri incontri. Io ho già detto che la Fondazione Manuli è un ente che dal 1992 si preoccupa e occupa di dare un'assistenza completamente gratuita alle famiglie che hanno a carico un malato di Alzheimer. Noi operiamo sulla città di Milano, ma abbiamo voluto aprire questo, diciamo, corso a tutte le regioni italiane, a tutti, proprio perché sappiamo che il bisogno della formazione, dell'orientamento è molto, molto sentito e quindi abbiamo voluto, visto che si fa questa esperienza, la stiamo facendo in streaming online e quindi abbiamo voluto dare l'opportunità a tutti. Siete in tanti, gli iscritti sono stati tanti, tante sono state le persone che ci hanno seguito anche negli incontri precedenti, che ricordo il primo è stato sulla malattia di Alzheimer, sulla ricerca, sui disturbi del comportamento, sui farmaci. È stata la lezione fatta dalla dottoressa Cinzia Negri-Chinaglia, specialista in geriatria e gerontologia. Il secondo incontro è stato condotto dalla psicologa Katia Stoico. Abbiamo parlato delle problematiche e dei bisogni delle famiglie del malato di Alzheimer e questa sera parleremo dei servizi. Allora, io voglio dire a chi ha seguito anche gli altri incontri o a chi non li ha potuti seguire che troveranno poi su YouTube o su Facebook i filmati con le registrazioni degli altri incontri. Quindi anche chi non è riuscito a vedere gli altri due incontri li potrà poi vedere su Facebook o su YouTube. Allora, come vi dicevo, questa sera parleremo dei servizi. È molto importante per le famiglie, spessissimo noi facciamo dei colloqui di orientamento proprio per dare alle famiglie un'indicazione su quello che c'è, di possibilità di usufruire dei servizi offerti dal territorio. Quindi oggi ne parleremo con Beatrice Longoni, che è la nostra assistente sociale specialista. Ciao Beatrice, benvenuta. Eccoci qua. Buonasera Allora, io non a tutti, vedo. ciao Nella. Ciao Beatrice, io non ti vedo molto bene, ti vedo un po' ferma. Spero che adesso sia solo una questione di connessione. Comunque, benvenuta, ben trovata Beatrice Longoni. Io do del tu a Beatrice perché è una collega che opera in fondazione oramai da tanti anni, quindi è veramente, ha fatto con noi tantissime cose e anche gestito dei bellissimi progetti. Poi si presenterà anche lei meglio. E oggi con lei parleremo appunto dei servizi, delle luci e delle ombre dei servizi, che cosa, che i servizi ci sono, però a volte è molto difficile riuscire a scoprirli. Quindi oggi lei ci aiuterà a far questo. Quindi io direi anche che siccome so che la tua, proprio perché si parla dei servizi, c'è tantissimo da dire, quindi io non vorrei rubare altro tempo e vorrei anche dire a chi ci sta ascoltando che siccome la Beatrice ha fatto una lezione magistrale dove parlerà veramente di tantissime cose utili alle famiglie. Noi non vorremmo, vorremmo proprio chiudere questa lezione senza le domande, anche perché i servizi, voi ci state seguendo da tutte le regioni italiane e in ogni regione c'è l'offerta di alcuni singoli servizi, che non è detto che siano poi uguali in tutte le altre regioni italiane. Quindi la Beatrice ci darà proprio invece un'indicazione su come orientarsi. Poi naturalmente ognuno di voi
lo farà sulla propria regione di appartenenza. Quindi io non vorrei rubare altro tempo, do la parola a Beatrice e buon ascolto a tutti. Noi ci ritroviamo poi per i saluti alla fine dell'incontro. Buon ascolto. Grazie Ornella e benvenuti a tutti. Mi presento piuttosto rapidamente, sono un'assistente sociale specialista e lavoro in libera professione dal 1985. Molti anni di lavoro, tantissime esperienze con tanti enti e tanti servizi diversi. Qui oggi vi dico solo quello che ci serve strettamente a questo incontro. Mi occupo di terza età fin dall'inizio, è stato un amore a prima vista, e di malattia di Alzheimer dal 1994, quando ancora se ne parlava molto molto poco. So che sono all'ascolto non solo dei caregiver ma anche degli operatori, e quindi, siccome io mi occupo di formazione dal 1989, vi ho riportato qui gli anni, e non sono pochi, da cui mi dedico a varie figure professionali. La prima figura che ho indicato, l'ASA, l'ausiliario socioassistenziale, è la figura di base dei servizi domiciliari, diurni o residenziali per anziani o per altre persone con problemi. Si chiama così solo in Lombardia. Ornella vi diceva poco fa, non sarà possibile fare domande, e questo è il primo esempio che possiamo fare, perché nelle altre regioni questa figura si chiama in altri modi, ha detto l'assistenza di base, assistente domiciliare dei servizi tutelari e così via. Da dove provengono i contenuti e le suggestioni che vi propongo oggi? Lavorando in libera professione per tanti soggetti diversi, ho fatto un po' un mix. Ornella ha detto, ha preparato una lezione magistrale, non vorrei che qualcuno, avendo letto docente all'università, si aspettasse qualcosa di complicato. I contenuti di cui vi parlerò, purtroppo alcuni non sono semplici, ho cercato di semplificarli al massimo, però vorrei un po' ridimensionare soprattutto i timori. Allora, sicuramente una fonte di esperienza a cui ho attinto tantissimo per poter presentare questo materiale a voi oggi è la mia esperienza con la Fondazione Manuli. E diceva Ornella, tanti progetti, in effetti in molti anni sono state varie le attività. Le prevalenti sono le visite domiciliari alle famiglie con un componente malato di demenza, e queste le ho fatte ovviamente da sole, mentre ho condiviso con la dottoressa Katia Stoico, psicologa psicogerontologa che avete sentito per chi sta seguendo il corso con continuità nello scorso incontro, la conduzione di incontri di formazione, di sostegno, di informazione per caregiver e badanti, da un lato, e la formazione di base e permanente per i volontari, e sono tanti, che contribuiscono in modo importante all'operato della Fondazione Manuli. Un'altra fonte di esperienze a cui ho attinto è la docenza, e in particolare la docenza all'Università di Milano Bicocca, dove da diversi anni insegno ai futuri assistenti sociali, quindi proprio alle figure professionali che devono sapere tutto sui servizi e che sono quelle che potreste incontrare recandovi in comune o altrove per avere delle informazioni. E infine faccio parte da molti anni del Consiglio regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali, per alcuni anni in modo più diretto, perché ho fatto parte proprio del Consiglio come consigliere in passato e di nuovo ora per delle attività un po' vicine, diciamo contigue, e in questo ambito, fra le tante cose, sono la referente del gruppo anziani dell'ordine. Questo gruppo è composto da due sottogruppi. Uno sta concludendo una ricerca che è in atto da 4 anni sul gioco d'azzardo e l'alcol fra gli anziani, che ha coinvolto tramite un questionario più di 2000 assistenti sociali lombardi. E l'altro sottogruppo, ed è il motivo per cui vi parlo di questi sottogruppi, è invece formato da assistenti sociali che lavorano da tempo con anziani e con anziani con demenza, e ci stiamo impegnando con passione e con fatica
ma ci stiamo probabilmente riuscendo, nello scrivere un testo rivolto ad assistenti sociali sul lavoro specifico con persone con demenza. Sembra incredibile, ma a oggi esistono molti testi per aiutare le persone che intendono fare questi studi o che esercitano questa professione. Pochi sono sugli anziani e invece, con specifico riferimento alla demenza, non ce n'è ancora nessuno. E noi stiamo cercando di colmare questo vuoto. Allora, il titolo di oggi è orientarsi rispetto ai servizi per anziani, orientarsi rispetto ai servizi per malati di Alzheimer. Quando mi è stato affidato il compito di intervenire in questo corso e ho pensato che il mio obiettivo poteva essere appunto quello di orientarsi, il primo pensiero che mi è venuto in mente è questo ricordo di questa scenetta di un film che molto probabilmente le persone fra voi che hanno una certa età ricordano, in cui Totò e Peppino arrivano a Milano e cercano di interloquire con un vigile, a Milano si chiamano Ghisa, per chiedere dove andare. E Totò si esprime in questi termini: dunque noi vogliamo sapere per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Sa è una semplice informazione. Il vigile naturalmente rimane stranito e risponde anche un po' malamente: io oggi vorrei fare con voi il vigile e naturalmente cercherò di farlo in una maniera diversa da questo Ghisa. Partiamo da una premessa su alcune cose fondamentali rispetto al mondo dei servizi. Prima cosa da avere in mente: il mondo dei servizi è decisamente più vasto, più ricco e più complesso di quello che sembra dall'esterno o di quello che si sa. Per raffigurare questo concetto ho scelto l'immagine di un iceberg, che credo renda bene l'idea. Quello che vediamo dall'esterno è forse la punta che emerge dall'acqua. E poi ho scelto questa cartina. Fra le tante cose che faccio in Bicocca con gli studenti di servizio sociale, una molto importante è con le matricole, cioè con le persone che si iscrivono e che sono in primo anno e che hanno come compito proprio quello di iniziare a orientarsi, a capire un po' in che avventura si sono addentrati, ragionare sulla figura professionale, sul suo futuro lavoro e soprattutto su dove si svolgerà questo futuro lavoro. Questo è proprio l'obiettivo formativo del primo anno. È esperienza continua di verificare con gli studenti che iniziano il percorso dicendo: ma prof, ma no, ma guardi, ma c'è pochissimo rispetto a questo problema, questo tipo di situazione, questa malattia, oppure nel mio territorio non c'è niente. E poi, poco alla volta, gli studenti modificano il loro pensiero. Io purtroppo non potrò accompagnarvi come accompagno questi studenti, ma ci tengo a dirvi questa cosa, perché l'ho riscontrata tantissime volte con gli studenti, ma l'abbiamo anche poi riscontrato nel lavoro professionale in fondazione, nei rapporti con i familiari. Prima di iniziare a cercare, le persone si immaginano che ci sia poco o non ci sia niente, invece non è vero. Bisogna avere tanta pazienza, questo sicuramente. Altra premessa fondamentale: il mondo dei servizi ha alcune caratteristiche che, anche se si esprimono oggi, hanno delle radici antiche e sono difficilmente modificabili, e questo vale sia nel bene che nel male, sia per gli aspetti positivi che per gli aspetti negativi. Quindi potenzialità forti che restano e criticità che purtroppo perdurano. Per esprimere questo concetto ho scelto di nuovo un riferimento per chi come me ha i capelli bianchi, e questi sono, lo dico per chi non le conoscesse, Peppone e Don Camillo, simboli del comune, il sindaco, e della chiesa, il parroco, perché questi sono sempre stati i riferimenti storicamente a disposizione delle persone che hanno delle difficoltà, che hanno dei bisogni. L'ultima cosa a cui dedicheremo tanto tempo in questo incontro è il fatto che il mondo dei servizi ha tante ombre, e spesso i cittadini, le famiglie, le persone che hanno problemi
le incontrano e le vedono, a volte li subiscono, difficilmente le comprendono. Oggi spero di darvi delle chiavi di lettura, di comprensione, anche di prevenzione, cioè di prevenire delle delusioni, di prevenire delle fatiche inutili. Ma ci sono anche tante, tante luci che spesso non si considerano e io vorrei sottolinearle ovviamente oggi. Di che cosa vi parlerò? Allora, vi parlerò di ombre, vi parlerò di luci, e poi vi darò alcuni suggerimenti e consigli pratici in modo tale che possiate, dopo questo incontro, poter fare qualcosa di concreto rispetto al vostro orientarsi nei servizi e alla fine, in alcune slide, vi farò un quadro riepilogativo di tutti i vari tipi di servizi per anziani o per persone con demenza, Alzheimer o altre forme di demenza, che possono esistere nei vari territori. Ribadisco, possono, perché come vedremo non è detto che ci siano ovunque. So che siete collegati da molte parti diverse d'Italia, e non solo come regioni, ma anche come città capoluogo, città di media dimensione, ma anche di piccoli comuni. Chiaramente le situazioni sono. Prima cosa da avere in mente, i servizi ci sono, ma spesso sono poco conosciuti da chi potrebbe usarli, e questo dipende da tanti motivi. Ho messo a fuoco alcuni esempi. Il primo esempio è riferito al fatto che i servizi non sono conosciuti dai medici con cui le famiglie hanno contatti. Le famiglie vengono a contatto prima con un medico che non con un assistente sociale, ovviamente, nel loro percorso di scoperta, ci diceva la volta scorsa Katia Stoico, anche lungo, di scoperta dolorosa e faticosa della diagnosi e della malattia. I medici non necessariamente conoscono i servizi del territorio. Se sono dei medici in medicina generale, si devono occupare di tantissimi problemi diversi. Se sono dei medici specialisti, dipende, forse la situazione è più favorevole in alcuni luoghi e meno in altri. Questo secondo me è un tema su cui i medici dovrebbero proprio fare un salto di carattere culturale, perché le perle di medici che noi incontriamo, perché le incontriamo, ne avete avuto uno nel primo incontro di questo corso, Katia Stoico ci ha detto che le famiglie rimandano a volte di avere a che fare con dei medici che sono una meraviglia, che li accompagna molto. Però purtroppo non è così ovunque e sempre. Ed è un peccato, perché la demenza non è solo una malattia da diagnosticare e da monitorare nel tempo, attraverso delle visite periodiche, attraverso la rivalutazione della situazione e la messa a punto del piano farmacologico, che è fondamentale comunque. La demenza è anche una condizione di vita da affrontare con nuovi sguardi e con nuove modalità, e come è opportuno che assistenti sociali o altre figure come gli psicologi sappiano qualcosina di carattere medico, senza ovviamente trasformarsi come figura professionale, lo stesso sarebbe bene che accadesse nella direzione opposta. Allora, può essere un richiamo per chi ha seguito l'incontro, una cosa nuova per chi non c'era nel primo incontro, quella di dottoressa Cinzia Negri-Chinaglia. Questo contenuto che lei ci ha passato, che la convinzione del non c'è niente da fare, è una convinzione che purtroppo non riguarda soltanto la gente comune, ma può essere presente anche fra i medici. Lei ci ha portato i dati internazionali che ci dicono che nei tre quarti dei casi la demenza non viene diagnosticata e che l'idea del medico che non ci sia niente da fare è un ostacolo importante al percorso di diagnosi e a tutto quello che può venire dopo. Invece, se si considerasse la demenza non come una malattia, ma come una condizione di vita che accompagnerà per un po' di tempo il malato che gli sta vicino, è chiaro che sarebbe proprio evidente a tutti che c'è moltissimo da fare, ma veramente moltissimo. Secondo esempio, rispetto al fatto che i servizi possono non essere conosciuti da chi
ne potrebbe beneficiare. Possono essere gestiti da enti privati di medie o piccole dimensioni che si conoscono poco. Allora, qui vi ho messo il simbolo di un comune, essendo io milanese ho scelto il comune di Milano e poi ho buttato lì fondazione, cooperative sociali, sanitarie, cooperativa sociale sanitaria. Se qualcuno si mette a cercare dei servizi, forse si mette a cercare sul sito del comune e può trovare lì tante informazioni. Ma i servizi, soprattutto ai tempi di oggi, sono gestiti anche da tante realtà private che non è detto che siano conosciute dai possibili beneficiari. Altro esempio, i servizi possono essere all'interno di grandi realtà di cui si vede e conosce la parte più tradizionale. Questa che vi mostro è la foto di un grande istituto di Milano, una grande residenza per anziani, ha 600 posti letto, tanto per darvi un'idea. Penso che nessuno delle persone che fra le persone che è in ascolto si immaginerebbe di recarsi lì per chiedere un'assistenza domiciliare. Eppure questo servizio è un servizio che appare all'esterno con questa immagine, ma all'interno ha tantissimi altri piccoli servizi che sono anche fruibili da chi è a domicilio. Altro problema, i servizi vengono divisi, e non è sempre un'operazione facile, fra servizi sanitari, servizi sociali e servizi sociosanitari, che hanno delle strade diverse, delle afferenze diverse. Perché succede questo? Allora, succede questo perché in Italia tutto ciò che è sanitario dal 1978, cioè da quando c'è stata la riforma sanitaria che ha reso l'assistenza sanitaria è un diritto di tutti i cittadini. Prima c'erano le mutue, io ho fatto in tempo a viverla quella fase, c'erano le mutue e si aveva diritto all'assistenza sanitaria solo se si era lavoratore o familiare a carico di un lavoratore. E i diritti erano differenziati fra i braccianti agricoli e i notai, tanto per fare un esempio. Dal 78 non è più così. Tutto ciò che è sanitario è un diritto del cittadino, abbiamo tutti una tessera sanitaria e non paghiamo quando usufruiamo di prestazioni sanitarie. Non è lo stesso rispetto al sociale. Ho preso da internet questa immagine dove l'espressione a chi spetta comunica immediatamente il fatto che tutto ciò che è sociale non è ancora un diritto del cittadino, ma è subordinato a determinate condizioni. Adesso non si chiama più social card, ma carta acquisti, potrebbe poi chiamarsi in un altro modo ancora, ma è di quello che stiamo parlando. Allora, poi, quando ci sono dei servizi sociosanitari, come ad esempio le RSA, si comprende molto bene questo discorso di divisione, di commistione fra aspetti di diversa natura. Perché la retta della RSA, di tutte le RSA di tutta Italia, ha due componenti, una quota sanitaria che è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, SSN, la sigla vuol dire questo, o meglio del Servizio Sanitario Regionale, e poi c'è una quota alberghiera che è quella a carico dell'anziano della famiglia attraverso le pensioni, attraverso i contributi che versano i familiari, oppure quando ci sono delle condizioni di un certo tipo, delle condizioni economiche di un certo tipo, è a carico del comune, in parte perché c'è un'integrazione della retta, oppure totalmente a carico del comune. Ma bisogna, come diceva Katia Stoico la volta scorsa, avere il reddito sotto le scarpe, cioè dei valori veramente molto bassi. Altro problema, i servizi sono frammentati e per questo intendo dire che ci sono diversi enti, tanti, sono enti pubblici, sono enti privati e sono sparsi sul territorio, con il risultato che c'è una grande ricchezza ma non c'è un unico punto di riferimento a cui rivolgersi. Perché succede questo? Allora, innanzitutto partiamo con un discorso di sfondo, di carattere culturale. In Italia abbiamo una storia, una cultura, io qui ho messo alcuni esempi per cui piccolo è bello. Per arrivare allo Stato unitario c'è voluta tanta storia
Con questo indico l'esempio le signorie. I comuni polvere, per chi non lo sapesse, sono quei comuni che hanno un numero di abitanti molto piccolo e per quanto alcune leggi hanno cercato di spingere verso unioni di comuni da tanti punti di vista, ancora oggi si fanno i referendum e si fanno le scissioni per dividere quello che era un comune unico in due, mettendo alcune frazioni da una parte e altre dall'altra. Le PMI vuol dire piccole e medie industrie, che sono l'ossatura dell'economia italiana, le casse di risparmio provinciali, a ciascuno di noi sarà capitato, indipendentemente da dove vive, di essere in vacanza in Italia e scoprire che esiste una banca con il nome della provincia, del luogo in cui è in vacanza. I vertici del sistema sono diversi, molto diversi e separati fra di loro. In sanità esiste un ministero, si chiamava fino a un po' di anni fa Ministero della Sanità, adesso si chiama Ministero della Salute, ma tutti i servizi sanitari di tutta Italia fanno riferimento, oltre che alla regione, assessorato alla sanità, al Ministero della Salute per quanto riguarda lo Stato. Mentre per i servizi sociali questo non c'è. C'è un Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vedete che si chiama Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non Ministero dei Servizi Sociali. E quindi la questione è molto diversa fra un ambito e l'altro. Semplificando molto, ho scritto, perché se sono all'ascolto degli operatori, questa è una semplificazione importante che faccio per i caregiver e è comunque corretto quello che sto dicendo, ma è semplificato. In sanità il vertice è lo Stato e invece nei servizi sociali il vertice è la Regione. Ve lo dico perché poi ci servirà a capire alcune cose. Non c'è un ente unico che abbia la responsabilità di gestire tutti i servizi alla persona, sanitari, sociali o sociosanitari. E quindi i cittadini, le persone che hanno dei problemi, i familiari, non hanno un unico punto di riferimento a cui rivolgersi, non hanno un'unica procedura da attivare, non hanno un unico sito internet da consultare. Questo è, e purtroppo non ci possiamo fare niente se non imparare delle cose e con pazienza orientarci fra questo mondo che è molto complesso, ma è anche molto molto ricco. Allora, cosa succede? I servizi sono gestiti separatamente da tanti enti diversi che possono essere pubblici, quindi hanno certe regole, hanno certe modalità di accesso, possono essere privati, i privati possono essere privati completamente privati, in ogni caso devono essere autorizzati, perché comunque l'ente pubblico garantisce che non ci siano dei pasticci rispetto a cose molto varie, cibo avariato, farmaci scaduti, impianti antincendio che non funzionano o nei casi peggiori, di cui la cronaca ogni tanto ci ha parlato, persone legate ai letti. E i privati che vogliono lavorare per conto dell'ente pubblico devono essere poi accreditati, quindi fare determinate procedure, rispondere a determinati requisiti, criteri, mantenerli nel tempo e dimostrare che continuano ad averli e poi devono convenzionarsi con un ente pubblico. Dal punto di vista pratico, ogni ente con cui voi familiari potete entrare in contatto, può essere un comune, può essere una fondazione, può essere una cooperativa, può avere qualcuno che è dedicato ad accogliere e orientare la vostra conoscenza, i vostri bisogni, vi può proprio accompagnare, ma dobbiamo renderci conto che è molto difficile che in una situazione così affollata e così complessa possa informare su tutti i servizi che esistono in un territorio. Allora qui apro una parentesi spiegandovi qual è la differenza fra la carta dei servizi sociali e la guida dei servizi. La Carta dei Servizi Sociali è stata introdotta nel nostro ordinamento, quindi è qualcosa che esiste a livello nazionale, nel 1994. Tutti gli enti che erogano dei servizi pubblici o di pubblica utilità devono predisporla. L'elemento fondante di questo documento è che è un documento riferito ai servizi che gestisce quell'ente e ha degli scopi,
a quel punto non solo di informazione del cittadino, del possibile fruitore dei servizi, ma anche di assunzione di responsabilità nei confronti degli utenti, perché sono indicati gli standard di qualità, le procedure di riclamo e quant'altro. La guida dei servizi invece, che è molto precedente, ho iniziato a lavorare negli anni 80, le carte dei servizi non esistevano, le guide dei servizi sì, possono essere realizzate da chiunque e rispondono a delle necessità di informazione e possono essere riferite quindi anche a dei servizi gestiti da enti diversi da chi predispone la guida. Nel concreto, se io sono nel comune di Batte la Pesca e trovo la carta dei servizi sociali del comune di Batte la Pesca, vuol dire che sto trovando un documento che mi dice quali sono i servizi che gestisce il comune. Se io sono del comune di Batte la Pesca e trovo la guida dei servizi sociali fatta, predisposta dal comune di Batte la Pesca, vuol dire che lì troverò delle informazioni riferite a servizi gestiti dal comune, ma anche dalle aziende sanitarie, ma anche da altri enti pubblici, da enti privati e così via. Allora, lo ribadisco perché è un discorso veramente importante da comprendere e da interiorizzare, non esiste un unico punto di riferimento a cui ci si possa rivolgere per dei problemi, delle necessità di carattere sanitario o sociale. Esistono da alcuni anni alcune esperienze interessanti in alcune regioni, quindi queste sono già realtà, le case della salute, ho preso come esempio la Toscana che ha con una DGR, che vuol dire delibera di giunta regionale del 2012, ridefinito e potenziato i servizi territoriali creando le case della salute che esistono tuttora. Ci sono altre regioni dove sono state attivate queste case della salute. Nelle Marche è stato fatto invece un progetto che ad oggi è unico in Italia, un progetto sperimentale che si è realizzato negli anni 2018-19-20, quindi si è concluso proprio poco prima della pandemia, ed è consistito nel inserire la figura dell'assistente sociale in uno studio associato di medici di base, con la prospettiva di verificare se questo modello potesse funzionare e in futuro creare un unico punto dove rivolgersi e dove trovare da un lato il medico di medicina generale, il medico di base, il medico di famiglia, dall'altra l'assistente sociale dei servizi di base, che potessero insieme aprire le porte verso i sistemi sanitario e sociale di cui i cittadini possono avere bisogno. Ma ci sono delle cose molto molto recenti di cui è probabile che anche alcuni operatori all'ascolto non siano ancora a conoscenza e che sono legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ai finanziamenti europei. Faccio riferimento al Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali del triennio 2021-2023 che, come vedete dall'immagine, è stato ufficializzato, è stato approvato, scusate non mi veniva la parola, nella versione definitiva in agosto del 2021. E nel nostro paese piani sanitari nazionali se ne fanno in modo regolare da quando c'è stata la riforma sanitaria del 1978, lo stesso non è accaduto per il sociale, la riforma dei servizi sociali risale al 2000. Però c'è questo piano nuovo, è una bella novità, e questo piano prevede, qui ho messo riferimento alla scheda perché forse può essere utile a qualcuno fra gli operatori all'ascolto, il punto unico di accesso, o PUA, la sigla non è bellissima, dove unico sta, dice il documento, per unitario e non per esclusivo, che deve garantire un accesso a informazioni e servizi sociali, sociosanitari, unitario, in modo tale che le persone possano rivolgersi a un unico punto. E fra i compiti di questo futuro PUA, che speriamo verrà realizzato, c'è anche la mappatura di servizi e interventi sociali e sociosanitari del territorio.
Questi processi sono comunque processi molto lunghi, a me sembrava importante dirlo anche ai familiari, tenete conto però che è probabile che ci vorrà del tempo se, come spero, questa cosa non rimarrà solo carta, ma diventerà anche qualcosa di concreto. A livello lombardo c'è un'altra novità che probabilmente non tutti conoscono, anche questa molto recente perché è stata presentata in una conferenza stampa a fine luglio del 2021. Allora, vi parlavo della riforma sanitaria a livello di Stato, anche le regioni fanno le loro riforme sanitarie, stando dentro a una cornice che è quella che ha definito lo Stato. La Regione Lombardia ha questa legge regionale 23 del 2015, che è l'ultima che aveva riformato il sistema sanitario, con una sperimentazione che all'epoca era stata definita di 5 anni come durata e che quindi doveva essere rivisto nel 2020. Poi è successo quello che sappiamo e a questo punto questa rivisitazione della riforma verso un nuovo testo che tenga conto di che cosa è andato bene e che cosa no in quello che la Regione ha definito nel 2015 tiene conto di quello che è successo nel frattempo, quindi della pandemia e quindi del piano nazionale di ripresa e resilienza. E nella revisione del testo di riforma c'è il progetto per l'attuazione di case e di ospedali di comunità. Non è questo il luogo dove parlare di sanità di territorio, di quanto abbiamo scontato durante la pandemia un sistema sanitario ospedalocentrico. Sicuramente questo progetto è in una logica completamente diversa. Allora, nel concreto si prevede, per quanto è noto finora, perché il testo di legge di riforma della riforma del 2015 non è ancora arrivato alla fine, si stanno però facendo dei passi importanti e lo capirete adesso quando vi dirò quanti fondi sono già stati stanziati. Si prevede di iniziare dalla provincia di Milano, per poi proseguire con altre province, creando delle case e degli ospedali di comunità. Sono stati previsti 700 milioni di euro e fra luglio e agosto 2021, quindi recentissimamente, per questo progetto, che si chiama Progetto Milano ed è stato definito dalla Regione come la prima attuazione concreta del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a livello proprio italiano, ammontano a 100 milioni di euro. E sono previsti nel territorio della ATS Milano Città Metropolitana, che coincide con la provincia di Milano e la provincia di Lodi, circa 60 case di comunità e 9 ospedali di comunità. Gli ospedali di comunità non sono una cosa in più o diversa, ma sono delle case di comunità con all'interno dei posti letto. Allora, questa è una novità assoluta, ci vorrà molto tempo che si realizzi, ovviamente, non è come l'ospedale in fiera che è stato costruito per il Covid in un tempo sbalorditivo, qui c'è un discorso molto più lungo e molto più complesso, però cominciamo a dirci che si stanno prefigurando dei nuovi scenari e che questi scenari sono interessanti. Poi naturalmente dovremo vedere come proseguirà il progetto, sia in teoria che in pratica. E quindi noi, al momento, anche se nei prossimi anni la situazione potrebbe cambiare anche molto, ragioniamo su quello che c'è oggi. Ma mi sembrava importante dirvi che potrebbe cambiare. Allora, in Lombardia, il panorama di chi oggi può intervenire nel mondo dei servizi è veramente molto, molto affollato. Io qui ho riportato una slide di Paolo Ferrario, che è stato addirittura mio docente negli anni Ottanta, è un sociologo che studia il sistema dei servizi da decenni e segnalo, scusate un po' il gioco di parole, segnalo agli operatori all'ascolto, mentre per i familiari questa indicazione non è utile perché il materiale è un materiale utile per gli operatori, è quello che si può trovare in questo sito,
il sito di Paolo Ferrario, che è www.segnalo.it, in cui sono riportate e accessibili gratuitamente molte documentazioni, molte dispense, attraverso cui farsi un'idea più chiara del mondo dei servizi. Allora, noi vediamo che cosa c'è fra pubblici e privati in Lombardia. Questi sono gli enti e soggetti pubblici che possono intervenire a favore di persone con problemi, a favore di cittadini, familiari con esigenze di carattere sanitario o sociale, dai comuni alle comunità montane, le aziende speciali, che sono aziende speciali consortili se sono più enti che si mettono insieme, le aziende servizi alla persona, che sono le ex IPAB, gli IRCS, la sigla significa Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Natura Pubblica, le ASST, aziende sociosanitarie territoriali, e le ATS, Agenzie di Tutela della Salute, che sono, lo dico in particolare per i non lombardi all'ascolto, delle realtà specificamente lombarde, sono state create con quella legge di riforma 23 del 2015 di cui ho parlato poco fa, hanno sostituito le ASL, aziende sanitarie locali, e le AO, aziende ospedaliere. E poi, più lontano, più sullo sfondo, ci sono le province e la città metropolitana, e con un ruolo invece importantissimo, anche se più lontano dai territori locali, la regione. Il mondo invece privato ha al suo interno gli IRCS, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, le fondazioni, le associazioni, le cooperative sociali, che possono essere di tipo A, B o C, per delle caratteristiche che qui non nomino, altre realtà non profit, il volontariato, i gruppi di self-help o auto-mutuo aiuto, e delle realtà profit, cioè delle società a responsabilità limitata, addirittura delle società per azioni, che gestiscono delle grandi catene, chiamiamole così, di servizi per anziani, ad esempio, soprattutto di servizi residenziali. Io per ciascuno di questi enti, così come per ciascuno dei servizi che vi nominerò dopo, potrei parlare per tantissimo tempo, ma ovviamente non è il caso. Quello che mi preme è che vi arrivi il fatto che se non c'è un unico punto di riferimento, i servizi ci sono, ma possono essere gestiti veramente da molti. Dico molti, da molti, quasi tutti gli enti che sono elencati qui, e quindi capite bene che il mondo è veramente complesso e affollato. Allora, vi faccio qui, ho volutamente cambiato il colore di sfondo delle slide, un esempio di quanti enti ci sono in un determinato territorio. Naturalmente mi riferisco alla Lombardia, la Fondazione Manulli Milanese, e rivolgendosi primariamente ai lombardi, anche se abbiamo aperto molto volentieri questo corso a persone di tutte le regioni. Allora, prendiamo questo disegno con cerchi concentrici. Gli anelli sono tutti uguali, ma non rappresentano nulla in termini di proporzione e di misura. Diciamo che il comune è il pubblico più vicino al cittadino, quindi voi familiari per necessità di informazione, di orientamento, di richiesta di servizi, il primo vostro riferimento a cui rivolgervi è il comune. Il comune poi afferisce a un ambito, un piano di zona dove tanti comuni, a meno che siano dei comuni grandi come il comune di Milano, che fa da sé e da solo, tanti comuni sono uniti insieme nella programmazione dei servizi sociali. Poi ancora più grande è il territorio della SST, l'azienda dei servizi territoriali, ancora più grande è il territorio dell'ATS, Agenzia di Tutela della Salute, e poi naturalmente ci sono, salendo nella piramide, regione e Stato. Nel concreto, in Lombardia ci sono più di 1500 comuni, un centinaio di ambiti territoriali dove questi 1500 comuni sono accorpati fra loro, e poi ci sono 27 ASST e 8 ATS.
poi c'è la regione e poi 11 province, una città metropolitana che è quella di Milano e 23 comunità montane. E tutti questi soggetti interloquiscono fra loro e fanno riferimento a normative, programmi, indicazioni di carattere nazionale talvolta, più spesso regionale. Allora, Regione Lombardia, 8 ATS, vi faccio degli esempi concreti riferiti a due territori, Milano e Monza, perché sono i territori in cui opera la Fondazione Manuli, Milano fin dall'inizio e Monza negli ultimi anni. Milano è nell'immagine quel colore azzurrino, ATS Città Metropolitana di Milano, che corrisponde alle province di Milano e di Lodi. Invece Monza è il colore verde più chiaro, ATS della Brianza, che corrisponde alle province di Monza e Brianza e Lecco. A fronte di queste 8 ATS, voi adesso mettete lo sguardo su Milano e Monza, ci sono 27 ASST e 4 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Milano, come vedete, è molto affollato, ci sono degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico famosi anche a livello nazionale, come l'Istituto dei Tumori o il BESTA, che è neurologico. Ci sono delle SST che fanno riferimento a degli ospedali o da soli o accorpati, e quindi la SST Niguarda o la SST FBF, che sta per Fate Bene Fratelli, Sacco. Ci sono delle SST in cui già dal nome si sente il riferimento a un territorio, a SST Ovest Milanese o a SST di Lodi. E invece, per quanto riguarda la TS Brianza, ci sono tre ASST, Lecco, Monza, che hanno una corrispondenza con la provincia, e Vimercate. Allora, immaginatevi anche tutte le interlocuzioni, la complessità di dialogo fra gli enti, fra i servizi, per cui lavorano gli operatori con cui voi entrate in contatto. Perché è questo quello che mi interessa, non tanto ovviamente che sappiate tutti questi dettagli, ma farvi vedere concretamente la complessità. Allora, torniamo alle nostre ombre sui servizi. I servizi sono molto eterogenei fra loro, sia fra una regione e l'altra, perché se abbiamo detto che la regione è il capo dei servizi sociali, ogni regione può decidere cose diverse, e con la pandemia abbiamo anche visto che le regioni hanno deciso cose molto diverse fra loro anche riguardo alla sanità, un tema così globale, così trasversale come l'emergenza da Covid. Cosa che magari non ci si aspetterebbe, i servizi possono essere molto diversi fra loro anche all'interno della stessa regione. E questo dipende dal fatto che se la legge regionale dice che l'ente gestore può, se non si esprime nei termini di l'ente gestore deve, gli enti gestori sono liberi di strutturare i servizi in modo diverso a seconda delle loro possibilità, a seconda delle domande che ricevono dalle persone che si rivolgono loro e così via. Ho fatto qui un esempio. La RSA aperta, che è un servizio che la Regione Lombardia ha attivato sperimentalmente nel 2013 e che poi finora ha confermato e che è assente in molte altre regioni, può essere molto diverso fra una città e un'altra, fra una provincia e un'altra. O all'interno della stessa città, come Milano, ci possono essere degli enti erogatori della RSA aperta che offrono delle prestazioni diverse. I servizi sanitari prestano attenzione alla situazione clinica, come ovvio, ma i servizi sociali sono invece condizionati per quello che dicevamo prima, la sanità è un diritto, il sociale non ancora, alla situazione socio-economica, e quindi ci sono regolamenti, ci sono soglie di accesso, per cui si deve andare al patronato a predisporre l'ISE o al CAF. Ci sono dei requisiti che fanno riferimento al reddito, non all'urgenza, alla tipologia, alla dimensione del bisogno. Purtroppo, questo lo dico davvero con dolore da professionista,
Le politiche nazionali hanno molto privilegiato la monetarizzazione degli interventi. Un tipico esempio è l'indennità di accompagnamento che viene erogata dall'INPS. C'è tutta una trafila, un controllo prima di erogarla, non c'è poi un controllo di che cosa si fa con i soldi erogati. E comunque si erogano dei soldi, spingendo le persone a trovare da sé le soluzioni ai problemi. E questa spinta alla monetarizzazione degli interventi è veramente, come vedremo fra poco, un problema. È un problema anche dal punto di vista della ricchezza, perché ci sono tantissime forme, tantissime misure di aiuto economico, sia di carattere nazionale che regionale, ma in cui ci si può perdere. Si possono perdere non solo le persone, magari non ne sono nemmeno a conoscenza, ma addirittura si possono perdere perfino gli operatori che hanno il compito di informare i cittadini, cioè gli assistenti sociali. Vi sembrerà che dica una cosa molto strana, ma adesso vi do dimostrazione. Questo è un lavoro, una mappatura delle risorse economiche a favore dei cittadini lombardi, è una mappatura completa perché gli assistenti sociali, se lavorano in comuni di una certa dimensione, sono magari organizzati per problemi, per cui c'è qualcuno che si occupa dei minori, qualcuno che si occupa delle persone disabili, qualcuno che si occupa delle persone anziane. E in moltissimi invece comuni di piccole o medie dimensioni, l'assistente sociale del comune o gli assistenti sociali del comune, se sono in due, si occupano di tutti i problemi della popolazione. Quindi questa è una mappatura completa che è stata realizzata da un gruppo dell'Ordine Assistenti Sociali Lombardia, il gruppo che è composto da assistenti sociali che lavorano nel servizio sociale di base del comune, enti locali sta per comune, e è stato un lavoro veramente pazzesco. Sono state censite 64 misure di carattere economico, 38 nazionali, 26 regionali, e per poter facilitare il lavoro a se stessi e ai colleghi, questo gruppo ha guardato ogni misura, creando poi questa mappatura con tutte le indicazioni degli importi, i tempi, i requisiti d'accesso, eccetera. Se all'ascolto ci sono degli operatori che sono interessati a questo lavoro, che è un lavoro pubblico, potrebbero anche guardarlo dei cittadini, dei familiari, anche se immagino che per loro sarebbe molto complesso, quindi io non lo consiglio. È aggiornata poco prima della pandemia, quindi potrebbe necessitare di approfondimenti, però è una base di partenza che prima di questo lavoro non c'era, e quindi questo ci dà l'idea di quanto sia veramente ricco questo sottomondo degli aiuti economici, chiamiamolo così, sottomondo non nel senso riduttivo, ma è una parte del grande mondo dei servizi. Qui allora vi ho indicato il link per poter accedere a questo lavoro. Una cosa fondamentale che io ho sempre pensato e ho anche sempre sentito nell'incontro con le famiglie è che anche quando si dispone di soldi, sia che si sia ricchi da per sé, ossia che si ricevono dei soldi da aiuti pubblici, ad esempio dall'INPS come indennità di accompagnamento, chi si confronta con la demenza ha comunque bisogno di essere accompagnato e sostenuto. I soldi non bastano, non risolvono. Certo aiutano, ma non risolvono di sicuro i problemi. Abbiamo finito con le luci, scusate, con le ombre. Era il pezzo più lungo, più analitico del mio lavoro, della mia presentazione. Ho preparato una slide di sintesi in modo tale che guardandola o riguardandola magari tramite Facebook e YouTube possiate fare una fotografia a questa slide e avete in una sola pagina tutti i messaggi che vi ho passato rispetto alle ombre. Allora, i servizi sono poco conosciuti, talvolta anche dai medici con cui i familiari hanno contatto. Sono divisi in base a diritti dei cittadini, la spesa pubblica da attribuire, la competenza degli enti, fra sanitari, sociali, sociosanitari. Sono frammentati, gestiti da diversi enti pubblici, privati, sparsi sul territorio.
Manca ancora, anche se abbiamo visto che c'è qualche speranza sulla carta, ma c'è, prima non c'era nemmeno quella, un unico punto di riferimento cui rivolgersi. I servizi sono molto eterogenei, sia fra una regione e l'altra che all'interno della stessa regione. C'è purtroppo una tendenza alla monetarizzazione degli aiuti, ma quello che le famiglie e le persone vivono è che i soldi non bastano, c'è comunque bisogno di accompagnamento e di sostegno. Detto tutto ciò, passiamo alle luci. Un pensiero che mi ha sempre accompagnato in questi anni è che comunque io dei servizi ho sempre parlato come sono, quindi non negando le criticità, i problemi, eccetera, ma valorizzando anche il fatto che moltissime volte possono davvero cambiare la qualità della vita delle persone. E io vi invito davvero a non farvi scoraggiare da quello che vi ho detto, che mi sembrava comunque opportuno dirvi come ingresso al tema, perché davvero la vostra vita e quella del vostro caro malato potrebbe cambiare. Che cosa si può ricevere dai servizi? Si può ricevere aiuto concreto e vicinanza emotiva, e sono due poli di cui c'è bisogno in modo analogo e complementare. Si può ricevere aiuto per la persona malata e si può ricevere aiuto per se stessi in qualità di caregiver, certo, ma anche in qualità di anziani, se si è un coniuge o un fratello, una sorella, un cognato, eccetera. Si può ricevere solidarietà e contrasto alla solitudine e all'isolamento. La nostra esperienza come Fondazione Manuli, ma anche tutte le ricerche, evidenziano che il problema della solitudine, dell'isolamento del caregiver e del malato è fra i problemi prioritari, fra i problemi più cruciali che si vivono quando si ha a che fare con questa malattia. Si può ricevere orientamento in una situazione confusa e faticosa. La situazione rimane comunque faticosa. Con i familiari dei malati spesso, insieme a Katia Stoico, negli incontri di formazione, di sostegno, di accompagnamento, ho fatto ricorso a una metafora che è quella del trasformare l'imbarcazione. Quando le famiglie arrivano in Fondazione Manuli, nella nostra esperienza, il più delle volte le vediamo come se fossero su una zattera che è in un mare burrascoso. Non possiamo calmare il mare, che poi comunque avrà i suoi momenti di calma. Quello che possiamo fare è far diventare questa zattera una barca il più possibile robusta e individuare un faro a cui fare riferimento. Sono due questioni veramente importantissime. Essere utenti di servizi, usufruire di servizi, vuol dire poter conoscere degli operatori di diversa professionalità. Possono essere un'equipe di tipo sanitario, possono essere un'equipe di tipo sociale. Gli operatori possono dare tantissime cose, informazioni, conoscenze, dei consigli pratici. Tenete conto che chi ha il problema vive la propria situazione, non sa ancora come si svilupperà, è spaventato, non riesce a leggere quello che succede. Gli operatori non solo hanno uno sguardo competente, professionale, non solo hanno uno sguardo che, anche se molto caldo, molto empatico, però non è guastato dal dolore di chi vive la trasformazione del proprio caro, e poi hanno esperienze con tantissime situazioni, quindi possono essersi arricchiti anche di quella che è l'esperienza di altre famiglie, perché, come diceva Katia Stoico nello scorso incontro, noi diamo delle indicazioni ai familiari, lei diceva, se ricordo bene, tante volte io dico ma provi a fare così e la risposta è ma guardi dottoressa non ci avevo pensato. Succede, lo confermo, succede anche a me, quello che succede anche è che a volte sono i familiari che dicono ma ho pensato di fare così, lei cosa ne pensa? Perché come professionisti si impara anche dai familiari nel tempo.
Si può entrare in contatto con altre famiglie che vivono lo stesso problema, con cui vivere confronto, condivisione di conoscenze ed esperienze e sostegno reciproco. Magari non saranno tutti dei simpaticoni, non è che si debba diventare amici. Di sicuro se si sta chiusi nelle proprie quattro mura domestiche non si corre il rischio di incontrare una persona magari un po' troppo triste o lamentosa, ma ci si priva totalmente della possibilità di incontrare qualcuno con cui ci si può intendere magari con uno sguardo, in una maniera diversa da come ci si può intendere anche con i propri familiari, che però non condividono la cura nello stesso modo, perché magari hanno un'altra età, lavorano, non sono presenti giorno e notte a fianco del malato. E poi, altra cosa fondamentale che può derivare dal frequentare dei servizi, altre persone, possono essere degli operatori, dei volontari, dei familiari di altri malati, magari riescono a vedere degli aspetti o dei cambiamenti del proprio caro che sfuggono alla nostra osservazione, perché sappiamo poco della malattia, non abbiamo ancora un'esperienza, o abbiamo solo quell'esperienza lì, ovviamente, e meno male. Siamo troppo vicini o siamo troppo abituati a vedere il nostro caro, e dagli altri ci può arrivare uno sguardo diverso. E per i servizi dedicati a chi vive al proprio domicilio, usufruire di questi servizi può dare una possibilità molto importante, che è quella di evitare o ritardare il più possibile il ricovero del proprio caro. Suggerimenti e consigli pratici. Allora, prima cosa, non dare niente per scontato. Io qui ho messo alcune frasi esemplificative. Qualcuno di voi potrebbe avere pensato, e spero che cambierà il suo pensiero, nessuno mi può aiutare, qui da noi non ci sono servizi, ci saranno anche dei servizi ma noi non potremo accedere, è sufficiente andare lì perché lì saprò tutto, oppure in un'altra regione per quella persona sono andati in quel posto là, cerchiamolo qui vicino. Per motivi diversi, per tutto quello che vi ho detto finora, spero che il vostro pensiero si modifichi se la pensate così. Non bisogna dare niente per scontato, bisogna proprio verificare, e verificare anche volta per volta, perché la malattia si trasforma, le manifestazioni della malattia si trasformano, si trasforma nel bene e nel male la situazione del malato, del caregiver, della famiglia allargata, e quindi vanno fatte ogni tanto delle ripensate. È molto importante considerare non solo i servizi per malati di Alzheimer, ma anche i servizi per anziani. Faccio un'anticipazione: in molte regioni esistono dei centri diurni specifici per malati di Alzheimer. La regione Lombardia è una fra le poche che non ha previsto, da un punto di vista normativo, il centro diurno per anziani e il centro diurno per persone con demenza. E quindi, se si cercasse in una maniera troppo specifica, potrebbe essere che si perdano delle opportunità, perché esistono dei servizi per anziani che possono essere utili anche nelle situazioni di demenza, magari per alcuni aspetti di carattere trasversale, magari nelle fasi iniziali di malattia, però esistono e quindi consideriamoli. Vanno considerati sia i servizi che possono essere di aiuto per il malato, ma anche i servizi che possono essere di aiuto per voi stessi come caregiver, assolutamente. E cosa importantissima, veramente importantissima e molto difficile, che bisogna fare, è quella di aprire la mente. Un mucchio di volte io e Katia Stoico ci siamo sentite dire: ma mio marito non andrà mai in un centro diurno, mio marito non farà mai quell'attività, mia moglie non ha mai fatto quello nella vita, non è mica il tipo. Bisogna cambiare proprio il modo di pensare. Il marito o la moglie, come erano, non sarebbero mai andati in un centro diurno, probabilmente, ma oggi la situazione è diversa. Così come se a quel servizio si può andare una sola volta a settimana non mi serve a niente, provare per credere. A volte una sola volta alla settimana può davvero cambiare la qualità della vita. Allora, da questo punto di vista credo che ci sia un discorso culturale
molto importante che cercherò di esprimervi tenendo conto dell'orario che abbiamo raggiunto, perché mi piacerebbe molto poter entrare di più nel merito, lo ritengo un discorso molto importante. Questi atteggiamenti dipendono dal fatto che culturalmente noi siamo formati rispetto a un periodo storico in cui c'era un po' una separazione abbastanza netta fra i luoghi di vita e i luoghi di cura. E invece questa cosa dovrebbe essere un po' più mixata. Bisognerebbe far entrare di più la cura nei luoghi di vita, e vi propongo due esempi molto diversi: l'Alzheimer Fest, che è un'iniziativa annuale che si è bloccata a causa del Covid, ma che si è realizzata negli anni 2017, 18, 19 in Lombardia, in Veneto e in Trentino, e l'ultima, che è poi saltata a causa Covid, era in Emilia Romagna, e la Demenza Friendly Community, che invece è un processo più circoscritto ma nel lungo periodo e che è iniziato nel 2016, ed inserire la vita nei luoghi di cura. Allora, un esempio molto significativo è l'Alzheimer Café, sorto in Olanda molti anni fa per iniziativa di un psicogeriatra che aveva proprio portato i malati di Alzheimer e i loro familiari all'interno dei bar, dei caffè. E l'altro esempio che vi ho qui riportato è quello del primo villaggio Alzheimer in Italia, che si trova a Monza, il paese ritrovato. Allora, a me piacerebbe tanto che vita e cura fossero proprio molto molto collegati, molto compenetrati fra loro. Se qualcuno di voi, specie fra gli operatori, è interessato ad approfondire i temi dell'Alzheimer Fest, della Demenza Friendly Community, io qui ho riportato il logo generale, quello italiano, e quello di Abbiategrasso, che è stato il primo comune in Italia, un comune lombardo, il primo comune in Italia dove si è attivato questo processo, o il paese ritrovato, che è questo primo villaggio Alzheimer aperto in Italia. Potete trovare dei siti dedicati attraverso i quali approfondire. Torniamo ai caregiver, ai consigli. Un consiglio fondamentale è non cadere nella trappola del finché ce la faccio. È una frase che io nelle visite domiciliari mi sono sentita 99 volte su 100. È encomiabile la dedizione di cui ci parlava anche Katia Stoico nello scorso incontro, come i caregiver che decidono, a volte per decisione un po' obbligata, come diceva anche Katia, di occuparsi del loro caro, se ne occupano proprio 24 ore su 24. Ma questo vi rende già dei supereroi. Non c'è bisogno di fare il supereroe nel supereroe. Un caregiver è già un supereroe e non è il caso di sfiancarsi. Anche perché se si va in burnout, che vuol dire letteralmente bruciarsi, a quel punto si va a catafascio, ma si va a catafascio tutti, il caregiver e anche il malato. Allora, io riprendo delle cose che ha detto Katia Stoico nello scorso incontro. Fra i caregiver è diffuso un vissuto di senso di colpa nel farsi aiutare da qualcuno, perché è vissuto come un abbandono del malato, e si ha un atteggiamento di essere tutti concentrati sul malato, si perde di vista se stessi, quindi se si devono fare dei controlli medici sono quelli del malato, non sono quelli del caregiver. Invece è molto importante, riprendo questi due concetti che ha espresso Katia Stoico nello scorso incontro, la vita del caregiver e di conseguenza quella del malato è molto diversa se la lasciamo gestire dalla malattia, se subiamo, oppure se la gestiamo noi, se noi che la affrontiamo cerchiamo di fronteggiarla. Il caregiver può e deve cercare di stare meglio, di migliorare non solo la vita del malato, ma anche la propria. Migliorare la vita del malato è scontato, la propria non ci si pensa assolutamente. E invece è proprio una possibilità, e io direi anche un dovere verso se stessi
E un dovere anche verso il malato in qualche modo, perché appunto se si salta il malato poi non ha più la forza e tutte le risorse che venivano espresse dal caregiver. Certo, tutto questo avviene nella fatica e nella sofferenza provocate dalla malattia, certo tutto questo avviene per quanto possibile nelle fasi iniziali un conto, in fase intermedia un altro, in fase finale un altro ancora, però un'attenzione costante a questo elemento va mantenuta. Arriviamo a una questione più pratica sui servizi. Il consiglio che vi do è quello di informarvi poco alla volta sui servizi che esistono nel vostro territorio. Fatevi aiutare da figli o da nipoti che siano capaci di usare il computer, internet e che magari sono poco coinvolgibili in aiuti più pratici quotidiani perché hanno degli impegni con degli orari fissi, lavorano, studiano, perché magari il malato si fa assistere per il pasto o per l'igiene soltanto dal caregiver. Ma un aiuto veramente importante può essere dato attraverso delle ricerche, delle informazioni su internet o in altro modo rispetto ai servizi. Quindi fatevi aiutare, decidete insieme a questi figli, a questi nipoti, che cosa volete cercare e non fate un'operazione del tipo, io ho visto in alcune case delle cartelline con dentro un fracco di dépliant, cose stampate da internet, eccetera, ma erano delle cartelline con un mucchio di carta dove poi le persone, quando si fossero trovate nella situazione di dover utilizzare un servizio, non avrebbero saputo come orientarsi, come trovare quello che serviva loro in quel momento. Allora io vi consiglio in modo molto forte di crearvi voi un prospetto, delle schede, potete farlo su un quaderno, potete farlo a computer se vi aiuta un figlio o un nipote, in cui decidete quali sono le informazioni più utili per voi e le scrivete, in modo tale che poi quando avrete bisogno di capire meglio, quando avrete bisogno di verificare se davvero in quel momento può essere utile quel servizio per il vostro caro, avete già selezionato quello che vi serve e non andate in difficoltà o in scoraggiamento perché avete troppe cose da guardare. Anche qui una sintesi: non date niente per scontato, considerate i servizi per i malati di Alzheimer e quelli per anziani, i servizi di possibile aiuto per il malato, ma anche quello di possibile aiuto per voi caregiver, aprite la mente. Non cadete assolutamente nella trappola del finché ce la faccio. Cercate di far diventare migliore anche la vostra vita e quindi fatevi aiutare. Io condivido al 100% tutti i messaggi che la dottoressa Katia Stoico ha trasmesso nello scorso incontro. Fatevi aiutare. È un vostro diritto ed è un vostro dovere. Informatevi poco alla volta sui servizi del vostro territorio e iniziate da qui a farvi aiutare, coinvolgete qualcuno e compilate qualche cosa a vostro uso e consumo. Non fatevi sommergere da un fracco di carta e di informazioni. Detto questo, uno sguardo panoramico a quali sono i servizi per anziani o per malati di Alzheimer che possono esserci. Allora, qui ho messo alcune immagini di una serie di situazioni che possono essere utili per chi è a domicilio, perché ce lo diceva anche la dottoressa Negri Chinaglia nel primo incontro, l'80% dei malati è assistito al domicilio. Ho lasciato un piccolo spazio vuoto sulla destra che riempio con una cosa. Ho scelto l'università della terza età, ma potrebbe essere qualcos'altro, perché voglio passarvi questo messaggio importante. Adesso vi farò vedere questo elenco di servizi per anziani che si possono occupare anche di persone con demenza in diverse fasi della malattia, alcuni soprattutto nelle fasi iniziali, oppure dei servizi specifici.
mi sembra importante che voi usiate dei servizi anche per voi, parlo con i familiari, ad esempio quelli di tempo libero e di formazione, i primi che vi farò vedere, che vi potrebbero stranire, ma in realtà potrebbero essere usati da alcuni malati in fase iniziale di malattia, ma potrebbero essere usati anche da voi per poter vivere degli spazi di relazione, di condivisione, di uscita di casa, eccetera, riferiti non solo alla malattia del proprio caro. È fondamentale che voi vi definiate non solo caregiver, ma anche persone. Katia Stoico ci parlava l'altra volta di una moglie che si è ritagliata uno spazio per andare tutte le domeniche a visitare dei musei. Questa è un'iniziativa individuale, però esistono anche dei servizi. Scegliete a seconda di come siete fatte voi, se preferite delle situazioni individuali oppure delle situazioni in cui potete condividere con altre persone dei momenti. Allora, ci sono le attività di tempo libero e formazione, centri sociali, ricreativi, di aggregazione, laboratori occupazionali, degli interventi educativi, soprattutto le università della terza età, ma anche altri tipi di interventi. Delle attività fisiche di gruppo, i gruppi di cammino potrebbero essere utilissimi per i caregiver, perché camminare può davvero fare bene sia dal punto di vista della salute fisica, ma anche dal punto di vista della salute mentale. Orientamento e aiuti per bisogni essenziali, il servizio sociale del comune, quindi l'assistente sociale, la medicina generale, quindi il medico di base. In Lombardia c'è il servizio fragilità della SST, altrove ci saranno forse altri servizi, l'unità di valutazione geriatrica invece su scala nazionale, e poi ci sono i centri di ascolto, Caritas o parrocchia, o le linee telefoniche di ascolto e aiuto. Facilitazioni, forniture, prodotti. Esistono dei servizi trasporti organizzati anche dai comuni avvalendosi di associazioni oppure organizzati da realtà tipo Hauser. Il contrassegno speciale di circolazione e sosta vi può sembrare una banalità, ma se lo si può ottenere può far risparmiare davvero tanto tempo quando si devono fare delle commissioni se guidate. Il servizio protesi e ausili è un servizio dell'azienda sanitaria territoriale, ma poi voglio cogliere l'occasione di questo incontro per accennarvi al portale SIVA, e questo è il sito, può essere consultato da chiunque, è un portale che conosco molto bene perché è organizzato dalla Fondazione Dognocchi, per cui ho lavorato 20 anni, in cui sono catalogati tutte le protesi e gli ausili che possono servire per condizioni di disabilità. Le parole usate sono di disabilità, ma non fatevi fermare da questa parola, perché non vuol dire che ci sono delle cose che servono solo a persone disabili, giovani o adulte. È un concetto trasversale riguardo all'età, quindi utilissimo anche per persone anziane che possono avere delle difficoltà funzionali e lì possono trovare una risposta. Iter burocratici a tutela dei diritti, tutto quello che può riguardare gli aspetti fiscali, previdenziali, l'esenzione ticket, l'indennità di accompagnamento che richiede prima l'iter di riconoscimento dell'invalidità, le agevolazioni previste dalla legge 104, tipico ai permessi al lavoro, soprattutto per i caregiver che lavorano, e l'ufficio di protezione giuridica per l'amministrazione di sostegno. Esistono poi i servizi di prossimità e delle soluzioni abitative, alcuni possono essere più diffusi sul territorio, come le consegne a domicilio, di spesa, passi o farmaci, altri invece magari ci sono in alcuni territori e non in altri, come i portieri sociali, i custodi sociali, i custodi sociosanitari, oppure l'housing sociale, i condomini solidali, quindi situazioni condivise. Il centro diurno integrato, l'assistenza domiciliare nelle sue varie forme, anche di supporto, di formazione, di sostituzione ai caregiver e alle badanti, il servizio di assistenza domiciliare che è di tipo sociale, socioassistenziale e quindi è gestito dai comuni, e l'ADI, assistenza domiciliare integrata, che invece è di tipo sanitario e quindi gestito dalle aziende sanitarie
locali in Lombardia, la SST, e la RSA aperta, che è solo in Lombardia e che si realizza a domicilio delle persone. Poi ci sono i servizi residenziali, sia nella forma dei ricoveri di sollievo, sia nelle cure intermedie, che è il nome che si usa attualmente per indicare i ricoveri di riabilitazione, ma anche i ricoveri legati alla riacutizzazione di alcuni problemi. E le RSA, che oramai conoscono tutti anche come sigla, sono quelle che una volta chiamavamo case di riposo, ma sono cambiate tantissimo, non solo nel nome ovviamente. Riguardo al fine vita, le cure palliative domiciliari e l'hospice per malati terminali. I servizi che ho nominato fino a qui sono di carattere generale e trasversale riferiti agli anziani, e questi invece sono i servizi specifici per persone con demenza. Quindi il CDCD, Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, che era una volta chiamato Unità Valutativa Alzheimer, di cui ci hanno parlato sia la dottoressa Negri Chinaglia nel primo incontro che Katia Stoico la volta scorsa, gli Alzheimer Café, i centri di incontro Meeting Dem, che hanno questo nome straniero perché sono nati come modello all'estero, i centri diurni, intendendo qui i centri diurni tutti rivolti, interamente rivolti per tutti i loro posti disponibili a persone con demenza, i gruppi di autoaiuto per familiari caregiver e le situazioni residenziali dedicate a persone con demenza. E possono essere o dei nuclei Alzheimer, ad esempio di quel grande istituto di cui vi ho fatto vedere l'immagine all'inizio, 600 posti, una parte di questi posti sono un nucleo Alzheimer e quindi dedicato esclusivamente a persone con demenza, oppure situazioni come il villaggio Alzheimer che è recentissima ma si avvia ad essere una realtà presente non solo nella regione lombarda. Mi rendo conto di aver usato molto tempo, ma ho cercato di fare del mio meglio perché davvero le cose da dire erano tantissime e, come vi potete immaginare, di qualunque cosa, anche dell'ultimo panorama, avremmo potuto parlare molto a lungo. Io spero di essere stata abbastanza chiara, vi ringrazio molto per l'ascolto e spero di essere stata una buona vigile. Scusate, allora riprendo la parola, purtroppo mi ero mutata per non disturbare. Allora, adesso c'è. Allora, volevo ringraziare Beatrice per questo intervento molto molto chiaro, esaustivo, e dicevo che ci hai fatto perdere un po'. Ci hai fatto dimenticare quella prima parte con tutti i consigli e con la seconda parte che hai affrontato le ombre dei servizi. In realtà ci sono queste ombre, però è vero che c'è anche tanta tanta luce, nel senso che veramente hai dato un'indicazione così chiara di quelli che sono i servizi che esistono. Poi, come hai detto te, bisogna cercarli, non bisogna pensare, partire già dal presupposto che non ci sono. In realtà c'è anche tanto, ci sono tanti fari. Mi è piaciuta moltissimo la metafora della zattera, del trasformare quella zattera in una nave sicura, e poi perché ci sono dei fari, quindi la fondazione è uno di quei fari, ma come la fondazione sul territorio ce ne sono tanti, bisogna solo avere la pazienza e la voglia di cercarli, per cui non bisogna assolutamente demoralizzarsi, bisogna, come hai detto tu, con i consigli che hai dato, bisogna impegnarsi anche, però poi dopo quell'impegno viene ripagato, perché alla fine comunque
c'è tanta, tanta voglia, tanto anche in realtà di associazionismo, tanti anche enti comunque, oltre che anche i pubblici, ma anche i privati, che comunque si spendono per dare comunque un sostegno e un orientamento alle famiglie. Quindi io non voglio dilungarmi, però voglio dire che comunque la fondazione c'è anche nel dare orientamento alle famiglie. Noi naturalmente conosciamo benissimo il nostro territorio, però siamo anche in collegamento con altre realtà del territorio italiano e quindi comunque voi chiamateci e noi una risposta sicuramente ve la daremo. Io adesso voglio ringraziare Beatrice, grazie veramente, tutti gli ascoltatori che sono rimasti fino adesso legati a noi, a questo intervento. Voglio ricordare comunque che si può rivedere tutto con i video su Facebook e su YouTube e poi do l'appuntamento al prossimo incontro che sarà l'ultimo che chiuderà questo ciclo di quattro incontri di formazione della Fondazione Manuli, che sarà il giovedì prossimo, che è il 21 ottobre, sempre alle 17:30, e parleremo di terapia occupazionale, dell'autonomia e della partecipazione nelle attività della quotidianità e come sostenere le abilità residue dei malati. Esiste la terapia occupazionale, che è un'attività volta proprio a mantenere quelle capacità ancora residue che hanno purtroppo i pazienti di Alzheimer, che tendono purtroppo a perdere nel tempo. Quindi io voglio anche ringraziare Simone Giarattana di Kudu, che ha praticamente gestito la regia di questo incontro e anche degli altri, che è sempre, non si vede, è un invisibile, che però ci permette, insomma, che tutto funzioni. E niente, grazie ancora a tutti quanti e al prossimo incontro di giovedì. A presto. Ringrazio tantissimo, soprattutto per l'ascolto, perché io ho cercato di fare del mio meglio, so che i contenuti erano tanti e non sempre facili. E grazie mille per l'ascolto e buona serata a tutti. A presto, a giovedì prossimo. Vi aspetto.